Amiche, buongiorno e buona domenica. Oggi parliamo di trend e tocchiamo quegli argomenti molto importanti che alcune di voi mi chiedono, naturalmente, perché ormai siamo, la stagione dello shopping è iniziata, siamo partiti, siamo in pieno autunno. Quali sono i pezzi chiave che faranno la differenza questa stagione? Iniziamo dagli accessori, cioè gli stivali di linea morbida, un po' anni 70, naturalmente possono avere il tacco, sapete che io li preferisco sempre, ma possono essere anche piatti. L'importante è che siano nei colori della stagione, voi sapete che i colori della stagione sono i colori caldi, voi vedete già che io indosso un capo della nostra collection, quindi in questo color terra di siena bruciata, poi abbiamo tutti i rossi, i verdi cipressi, i blu oltremare molto intensi, quindi sono colori abbastanza saturi. Gli stivali in teoria dovrebbero essere gli stessi colori, ma perché? Perché vengono e devono essere indossati con le gonne gaucho. Quali sono le gonne gaucho? Sono quelle gonne svasate, di linea ampia, che arrivano a metà polpaccio, quindi una sorta, sono delle longhette diciamo allargate al fondo, di vari materiali. Anche in questo caso colorate, quindi ricordatevi, lo stivale questa stagione è molto importante. Vi ho citato i quattro colori della stagione, terra di siena bruciato, naturalmente anche il cammello fa parte dei caldi, il rosso e burgundy, il verde cipresso e il blu oltremare, quindi abbiamo veramente delle tonalità molto molto importanti. Poi se parliamo di stili, quindi vi do anche un'altra informazione, diremo che questa autunno-inverno abbiamo uno stile che si avvicina molto al boho chic, cioè a un tipo di abbigliamento che richiama un po' questo gusto bohemiano un po' hippie. Naturalmente nella versione che sto immaginando deve essere sempre molto raffinato, molto elegante, e nell'inverno abbiamo il gioco del tonal look, quindi abbiniamo sempre tonalità diverse ma della stessa gamma cromatica, quindi scegliamo una blusa di un colore, per esempio un cammello, la gonna potrebbe essere un brown oppure un colore zucchero di canna piuttosto che un mou, quindi sempre tonalità a ton sur ton, e a questo punto anche lo stivale. Ricordatevi, gli stivali sono importantissimi per il look questa stagione, soprattutto se colorati, naturalmente il nero di default, il bianco invece deve essere acquistato. Bene, a presto e buona domenica!